In questo video costruisco questo televisore CRT che è più piccolo di un centesimo. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Oggi parliamo di telecamere vintage e non solo, infatti avete visto nell'intro del video c'è una cosa molto particolare che però per averla devo prima smontare una di queste telecamere. Da destra a sinistra abbiamo una telecamera molto recente fino ad arrivare a una telecamera molto vecchia. Questa è una telecamera del 2005, Full HD, funziona già su scheda di memoria. Queste due telecamere invece sono all'incirca del 1998, sfruttano già la tecnologia digitale e registrano sulle cassette mini DV, che sono cassette digitali, però la definizione è definizione standard PAL. Queste tre utilizzano cassette VHS in formato compatto, come potete vedere il nastro all'interno è lo stesso delle cassette VHS, mentre questa utilizza le videocassette VHS in formato normale. Le telecamere più vecchie purtroppo non funzionano perché o hanno la meccanica inceppata o manca proprio il segnale video, mentre queste che sono un po' più recenti ancora funzionano. Ora vi faccio vedere una per una come si vedono. Questa è la telecamera Full HD del 2008 più o meno, che è quella che ho utilizzato per fare tutti i video fino a tutto il 2019. E non è quel granché. Questa invece è la telecamera mini DV, che vedete insomma funziona abbastanza bene, però il segnale è PAL, quindi è molto piccola l'immagine rispetto al Full HD. Questo invece è il VHS, sia il VHS compatto che quello normale si vede alla stessa maniera, vedete che non fa poi così schifo, soprattutto se visto su un CRT la qualità non è poi così male. Ognuna di queste telecamere ha qualche particolarità, infatti questa per esempio ha tre tubi di ripresa, uno per ogni colore. Ha il mirino elettronico che è già un LCD, mentre questi sono tutti tubi CRT. Poi ha lo schermo estraibile, come nelle telecamere moderne, come anche questa. Anche questa ha lo schermo estraibile, però vedete com'è più piccolo rispetto al frame. E sono riuscito a farla funzionare, non caricava la cassetta, ma insomma in qualche modo ce l'ho fatta. Questa qui invece funziona, ma non carica la cassetta, ma poi quello lo vedremo in seguito. Queste qui sono le uniche due telecamere che non sono riuscito neanche a far accendere. Questa proprio è morta. Questa qui qualche segno di vita lo dà, perché si apre lo sportellino e vedete viene fuori la meccanica, però poi più di questo proprio non lo fa. Per costruire il micro televisore che avete visto all'inizio del filmato, devo recuperare il viewfinder da una telecamera. E questa ha un viewfinder che secondo me è perfetto, quindi ora la vado a smantellare. Scroll! Questo è il meccanismo di caricamento della cassetta, qua giù abbiamo la testina rotante. Testina rotante! Troiaio! Ma che? Ma questo affare non si smonterà mai. Nonna, com'è costruito? Cazzo c'è che lo tiene insieme lì? O un cenavite vi sotto? Ah, meno male viene via. Allora, lo sto riuscendo ad aprire. Mi interessa il viewfinder. Quindi qui c'è un cavetto che va qua, che non si toglie di qui, quindi si taglia e via. Poi ci penseremo dopo. Pinze! Nulla. Tronchesi. È d'acciaio questa arnesca. Oh! No, ci verrà fuori, eh. Allora, sono due pezzi, no? La parte della telecamera che è qua con tutta l'ottica e la parte del registratore che è dalla parte di qua che è devastato completamente. C'è entrata l'acqua qui dentro. Le plastiche. Oh, ci siamo. Che disastro. È corrosa completamente. E questa in breve è la telecamera, così com'era all'interno del suo contenitore. Qui abbiamo tutta la parte del videoregistratore e qui tutta la parte della telecamera, infatti sono due pezzi completamente separati. Questa è la meccanica VHSC e dietro ci sono tutte le schede, ovviamente, che servono a farla funzionare. Qua sotto ci sono poi i motori che servono per far funzionare la testina, il capstan e i piattelli per portare avanti e indietro il nastro. Anche questo pezzo qui è molto interessante perché, oltre ad esserci il sensore, ovviamente, qui dentro CCD, questo qui sotto è il sistema di messa a fuoco ad infrarossi. Da qui parte il raggio di infrarossi e dalla parte di qua viene collimato all'interno di un sensore che è qui sotto tramite una lente semi-mobile che in qualche modo si muove. Comunque adesso smonto completamente questa parte della telecamera. Qui c'è un sensore che legge questa banda qua. Strano, eh?
Da una parte qui abbiamo tutti i componenti SMD e dall'altra abbiamo dei componenti discreti sul circuito stampato. Questi condensatori sono molto più longevi di quelli SMD e anche molto più longevi di questo tipo di condensatori qui. È difficile trovare una telecamera vintage che non abbia neanche uno di questi condensatori rotto e quindi è difficile trovare una telecamera vintage che funzioni. A me questo coso mi ricorda numero 5. Con questo ho finito. Davvero, potrebbe essere la testa di un robottino. Forte, eh? Possiamo osservare come la luce entra all'interno. Se muovo la lente, si muove anche il fascio luminoso. Ecco, questo è praticamente un diodo LED all'infrarosso e si vede bene la struttura del chip che c'è all'interno. Questa invece è la cella fotoelettrica che riceve il fascio degli infrarossi. Questo invece è il sensore RGB che serve alla telecamera per il bilanciamento del bianco. Ed ecco a voi il motore dell'iris, quello che apre e chiude l'obiettivo. In fondo qua giù c'è una specie di palpebra che si apre e che si chiude e fa passare più o meno luce e serve appunto per regolare il flusso della luce che va a colpire il sensore. Eccolo qui. È un componente meccanico molto semplice, vedete, basta fare così, si apre. Più si apre e più fa passare la luce. Qui nel centro c'è addirittura un piccolo filtro, vedete, che serve per ridurre ancora di più il passaggio della luce. Qui abbiamo un filtro per gli infrarossi davanti al sensore ottico. Forte! Qui non è contemplato rimontare niente, ve lo dico. Ok, questo più di così non si può smontare e sinceramente può andare anche a cagare. Questa è sicuramente la parte più interessante della telecamera, perché è la telecamera vera e propria. Qui davanti c'è un filtro ad infrarossi, vedete un quadrettino verdastro. Ecco qui, siamo quasi sul sensore, perché se tolgo questo, che è lo schermo ad infrarossi, sotto c'è il sensore vero e proprio, che cattura le immagini nella telecamera. Ah, sono riuscito a toglierlo con la pistola a caldo. Wow, mamma come brucia. Eccolo qui, il sensore CCD. Questo va visto al microscopio, eh. Allora, sinceramente non è che qui si veda un granché. Forse si intravede a malapena in questo punto il reticolo dei pixel sulla superficie del sensore. Questo è il sensore completo con il filtro dell'infrarosso un po' sporco perché l'ho toccato con le mani. Vediamo davvero questo filtro, se filtra veramente gli infrarossi. Vedete che è fatto da un sandwich di vari tipi di vetro e evidentemente di filtri. Vediamo se davvero filtra gli infrarossi. Vedete che lo blocca completamente. Forte, eh? Cara forte, blocca completamente gli infrarossi. E ora possiamo passare a smontare completamente la parte del videoregistratore. Questa è una telecamera Akai e come potete vedere qua giù c'è un processore marcato direttamente Akai, quindi questo non è un rebrand di un qualcos'altro spacciato per Akai. Da notare la complessità di una telecamera analogica degli anni 80 e addirittura la vastità dei componenti che si possono guastare all'interno di un oggetto del genere. Questa qui è sicuramente la sezione del video analogico perché qui ci sono le uscite del video. E le testine sono queste qui. Una, due, tre, quattro, cinque testine. E se vi state chiedendo come cavolo sono collegate a questi flat cable, state a vedere dentro cosa c'è. Vedete questo affare qui? È un trasformatore rotante che trasferisce il segnale per via magnetica dalle testine al registratore e viceversa. Quindi non c'è assolutamente contatto tra le testine e tutto il resto della meccanica. Quindi quest'arnese può ruotare tranquillamente e non avremo mai problemi di contatti. E queste sono le 5 testine, eccole qui. Ecco la testina vista al microscopio. Potete vedere questi microscopici avvolgimenti che sono avvolti sul traferro della testina e si nota anche bene il gap tra i due traferri. Questa è la testina che ruotando nel tamburo va a leggere le immagini registrate sul nastro. E questa è tutta la telecamera smontata.
E a questo punto possiamo passare alla parte più interessante di questo video, che è appunto il mirino elettronico. Eccolo qui il mirino elettronico, e qui dentro abbiamo un mini CRT miniaturizzato. Eccolo qua, guardate un po'. È proprio questo che voglio far funzionare. Teardownizziamolo un pochino, non gira. Troppo grosso. Sì. Troppo grosso. Ancora. Troppo grosso. Ancora. Troppo grosso. Mi basta! Da qua dietro esce soltanto questo connettore con tre cavi, quindi mi fa sperare che ci sia il positivo per l'alimentazione, l'ingresso video composito e la massa in comune. Vediamo se dentro magari questo qui non è ridotto così male come tutto il resto della telecamera. Perfetto. Eccoci qua. Eccolo. Questo è un monitor CRT in piena regola. Un televisore in pratica. Eccolo qui. Qui dentro c'è entrata l'acqua di sicuro. Guardate che razza di ossidazione anche qui. Tutto lo stampato qua mi sembra in buone condizioni. Questa cornicina di plastica non viene via, c'è incollata. Vediamo un attimo se viene via questo. Eccolo qui. Questo è proprio un tubo CRT. L'alta tensione in questo tubo entra qui da dietro, insieme a tutti gli altri terminali. E questo qui è il trasformatore di alta tensione. Poi ci dovrebbe essere qua da qualche parte un integrato che controlla il gioco di deflessione. Eccolo qui. Questo è il contrasto, controllo del sincronismo verticale, e questo qua giù è la dimensione verticale dell'immagine. E poi qui sotto ci dovrebbe essere un altro trimmer, eccolo qui, per la luminosità. Qua sotto c'è il gioco di deflessione e questi qui sono gli ingressi. E quindi ora lo voglio provare, voglio vedere se va, dovrebbe funzionare a 5 volts. Allora, ho preparato questo cavetto che ha l'ingresso per l'alimentazione a 5 volts e l'ingresso video, con questo spinottino qui che dovrebbe andare bene proprio all'uscita qua. Ora lo collego, vediamo che succede. Ho visto qualcosa. C'è l'immagine, eccola lì. Allora aspetta che ci collego anche il movie stick. Questo qua giù l'ho già utilizzato in un'altra cosa, che sarebbe questa. Questo è un altro progetto che avete visto in un altro video, che se non avete visto qui sopra appare il link, ve lo consiglio perché è divertente. Ho tolto il tuner da questo piccolo televisore in bianco e nero e ci ho infilato dentro questo qui che si chiama movie stick, che è una penna USB con 4 GB di memoria con le uscite audio video, e tutto controllabile da un telecomando. L'oggetto è spinto da propulsione artificiale. Un'astronave? Anche la 1 e 2, continuate a vigilare. Ecco, ora lo collego qui e vediamo se si vede qualcosa. Dovrebbe essere già acceso. Eccolo! Oh, sì che si vede! Micidiale! Che canaio di fili, con quei cavi mi danno noia. È una cosa micidiale! Ma ti rendi conto? È più piccolo di un euro questo schermo. Il CRT più piccolo che sia mai stato costruito. Ma che figata colossale sarà. Quindi questo è praticamente un monitor CRT in bianco e nero che funziona con il segnale video PAL normale. Questo posso proprio chiuderlo così nel suo involucro, che è già perfetto di suo. Perfetto, questo va bene così. Questo è a posto così. Tanto per farvi capire quanto è piccolo questo schermo CRT, questi sono 2 centesimi. A questo punto voglio smontare i mirini elettronici anche di quelle altre telecamere. Olè, e uno. E due. Probabilmente questi sono ancora più piccoli, perché se guardate la dimensione... No, è ancora più piccolo questo. Micidiale, questo è ancora più piccolo. Teardown. Questo è più piccolo, molto molto più piccolo dell'altro, alla grande proprio. È sempre un tubo rotondo uguale a quell'altro. Davanti qua giù c'è questa piccola cornice che lo rende in 4/3, ma in effetti il tubo all'interno è rotondo. Il driver che controlla il gioco elettronico. Il gioco elettronico è questo. L'alta tensione anche qui entra da dietro qua. E questo è il micro trasformatore di alta tensione. Allora, sono riuscito a togliere la cornice. Guardate, è proprio rotondo. È come gli schermi degli anni 50. Questo è l'attacco del gioco elettronico. E poi qua dietro... Eccolo. E questo è lo zoccolo. E vedete, è proprio un tubo catodico, normale. Solo che è miniaturizzato.
Ora qui però c'è un problema, qui gli ingressi sono su questo connettore ed è un bel casino saldarci i cavi. E poi devo ancora smontare questo che ha dei cavi normali, quindi è più facile collegarlo a qualcosa, e non so se qui dentro però c'è un CRT uguale a questo qui. Bisogna smontare anche questo a questo punto. Qui abbiamo solo queste due vitine qui, strano, eh? Eccolo! Allora, sembrerebbe uguale, eh? Credo che ci sia incollato dentro, ma a vederlo così è uguale identico. Eccolo! Oh, è uguale! Non c'è storia, è proprio il solito monitor. Eccolo! Oh, ok! Esattamente! Ole! Questo ha il frame proprio completamente incollato. Ma il tubo è il solito, eh? La sigla è la stessa, quindi sul circuito posso usare indipendentemente tutti e due. Seguendo lo schema elettrico abbiamo che il pin numero 5 è la massa e quello centrale numero 3 è 5 volts. Poi abbiamo il numero 4 che dovrebbe essere l'ingresso video e poi il 2 e l'1, non ho idea di che cacchio di roba sia. Ci attacco 5 volts e vediamo, o fa il botto e fa una bella fumata oppure si accende. Oppure non succede nulla proprio. Niente di niente. 5 volts, ci sono 5 volts. Non si accende, ho sbagliato qualcosa. Sul circuito qui dice EVF-CTL numero 1 che va a finire qua e qui dice EVF-CTL on, quindi probabilmente qui sopra gli va dato più 5 volts anche qui. Vediamo se abbiamo un raster oppure se fa una bella fumata. Eccolo! Oh, si è acceso! Ora ci va iniettato dentro un segnale video e uno di questi due cavi che sono rimasti liberi dovrebbe essere l'ingresso video. C'è proprio niente all'ingresso qui ora. Non si vede proprio per niente. Ma qualcosa fa? Prende sincronismi da lì, non lo so. Sì, come se prendesse sincronismi. Boh. So una sega, eh? Sì, vanno collegati tutti e due. È un po' strana di la verità l'immagine, però. Allora, così non funziona l'immagine, la vedete? È negativa. Mi sa che va hackerato un pochino il circuito per farlo funzionare. Non andava hackerato proprio un bel niente, andava solo collegato a massa quel cavetto. Guarda un po'. Bellissimo, è pazzesco. C'è un'immagine super nitida. Ora provo a collegarci questo di tubo che non ha la cornice. Vediamo un po' che succede. Allora, ce l'ho fatta, funziona. Guardate un po'. È pazzesco! È pazzesco! Questo è un tubo CRT. E la cosa micidiale è che l'immagine su questo CRT è più piccola di un centesimo. Ora, prima di sistemare questo qui dentro una scatola, vediamo un attimino di togliere il gioco elettronico da quest'altro. Sono aperto un dito in due, ma non c'è problema. Ora me l'apro anche in tre. Cioè, praticamente è costruito in un modo che è impossibile togliere. Madonna, questo dito. E secondo me non ci esce neanche così. Come cazzo hanno fatto a costruirlo così? Questo è il gioco elettronico. Guardate l'avvolgimento. Mi sono anche spaccato un dito, ma ce l'ho fatta, eh. Aiale. Incredibile. Come è costruito sta affare? È incredibile. Il cannone elettronico è qua e il fascio catodico passa attraverso questa strozzatura perché ci deve essere lo spazio per mettere il gioco che poi lo devia sullo schermo. Non avevo mai visto niente di simile. Ok, ho fatto questa piccola scatolina, ce l'ho fissato sopra. Guardate un po' che figata colossale. Non sembra possibile. Non sembra possibile che ci sia un'immagine così nitida su uno schermo CRT più piccolo di un centesimo. Ho deciso di installare il movie stick direttamente nella base della scatola dove ho montato il piccolo CRT, in modo che funzioni proprio per conto suo. Quindi devo solo collegare i cavi all'interno del movie stick, in modo che da dietro sbuchi soltanto la presa USB. Ci è più via manco con le cannonate. Ora, ultimo dettaglio, il coperchietto qui sopra. Ta-da! Perfetto! Wow, vieni! E alla fine eccolo qui, il CRT più piccolo del mondo. Infatti più piccoli di così non li hanno mai fatti, anche perché non sarebbero serviti a niente. Comunque qui sul frontale ci sono anche le uscite stereofoniche ad alta fedeltà. E quindi questo micro CRT può anche essere sfruttato come un lettore multimediale. Sfruttando un pezzo del viewfinder ho creato un parasole per vedere il CRT anche all'aperto. E mi sono divertito a collegare il CRT alle mie casse Sputnik nel giardino. Se non avete visto il video, ve lo linko qui in alto a destra. Approfitto di questa musica per salutare Alessandro Pinazzi e sua sorella Clara, a cui piacciono molto le KDA, le Blackpink e Ariana Grande. Certo, devo dire che è stato complicato costruirlo, però finalmente le LOL hanno il loro televisore. Ecco, con questa minchiata il video si conclude completamente, io vi ringrazio di averlo visto e mi raccomando, come al solito, restate sani.